Lavorare con Cory è davvero un piacere. Si impegna così tanto, è concentrato e così divertente. La sua storia per arrivare al successo è così di ispirazione. Lui si merita davvero tutto questo. Ho subito iniziato a cercare di elaborare tutto. Non ho cercato di annegare in qualcosa di tossico. All'inizio è difficile, perché sei così fisicamente e mentalmente sconvolta e danneggiata, ma dopo un po' sei stanca di sentirti fisicamente in modo orrendo. Così ho iniziato a fare yoga, che mi ha aiutato. Poi a poco la mente raggiunge lo stato del tuo corpo. Ora le sento un po' più indietro insieme ed ho questa tela bianca di fronte a me, che rappresenta come la mia vita può essere. C'è qualcosa di triste in questo, ma anche qualcosa di buono, perché prenderò quella tela bianca e ne farò qualcosa di bello. Nel momento in cui l'ho visto ho pensato, questo ragazzo è davvero carino. Per me, se fosse successa una storia d'amore tra i membri del cast con qualcuno, sarebbe successa con Cory. Ho avuto solo relazioni serie, quindi devo riadattarmi a stare da sola. Ed ero sotto l'incantesimo Cory Monteith. Ci vorrà del tempo per riordinare la mia mente e non ho davvero voglia di farlo adesso. Sento che è importante essere sicura che io sia al 100% ok prima di avere una relazione. Ma le persone devono capire che io non posso essere sola per sempre. Cory non avrebbe voluto questo. Cory è la miglior persona che conosco, ha reso la mia vita incredibile e sono così grata per lui e non solo di averlo come compagno di vita, ma anche come compagno di lavoro. È l'unica canzone che nessuno ha ascoltato. Non posso parlarne fin quando le persone non l'ascolteranno. Sento solo come se le persone dovessero ascoltarla e non so se ne parlerò mai. È solo una di quelle cose dove capisco cosa significa e puoi capirlo o lasciarla perdere. Quella canzone è per me. Vivevo letteralmente ogni giorno della mia vita sentendomi la ragazza più fortunata del mondo. Pensavo solo che lui fosse l'uomo migliore. Qual era la canzone preferita di Cory? Beh, lui era davvero un mio fan, non puoi capire. Avrebbe i brividi solo a pensarci. Direi Born With You era la sua preferita. Venne nello studio quel giorno. Sono così felice che siamo in un nuovo anno. Mi sento fisicamente ed emotivamente molto forte. Non sai quanto sei forte finché non devi esserlo. Ho perso mio nonno un paio di anni fa e ho sempre sentito come se stesse vegliando su di me. Mi sento esattamente allo stesso modo riguardo a Cory. Ogni giorno, quando vado a correre, mi sento come se mi stesse spingendo a correre più forte. Ma ognuno è diverso e Cory non credeva in quel genere di cose. L'abbiamo registrata un anno fa e quando l'ho cantata per Cory lui mi ha domandato quando io l'avessi scritta. Io gli dissi che non l'avevo fatto, ma che ci descriveva perfettamente. Era la nostra canzone e l'amo più di ogni altra cosa. Parlavamo di molte cose. Parlavamo dell'avere bambini, quale aspetto avremmo avuto quando saremmo diventati vecchi e chi dei due sarebbe ingrassato e come saremmo riusciti a rimanere in forma. Parlavamo di dove volevamo andare e di cosa volevamo fare. Eravamo pronti. Lo eravamo. E quando sei in quel momento della tua vita con qualcuno, parli di tutto. Ma oggi sento come se mi sia stata data la miglior parte di Cory e sono davvero grata per questo. La mia canzone preferita in Louder è 100% You Are Mine. L'ho ascoltata proprio l'altro giorno. È stata l'unica canzone con cui ho avuto la reazione più emotiva, proprio perché è la mia relazione con Cory. C'è questo qualcosa riguardo al sapere che lui sta guardando tutto ciò che sto facendo e mi sento come se dovessi fare tutto ora non solo per me, ma anche per lui. Ho anche una rete di sicurezza sotto di me. Se cado o è troppo, i miei amici e la mia famiglia saranno qui a prendermi. Era molto speciale per me. Ciò che amo di più di questo album è che, ad eccezione di solo due canzoni, Cory ha ascoltato ogni singola traccia. Ed era tipo il mio più grande fan e critico, amava ogni canzone e mi ha dato tutte le sue annotazioni e ho preso ognuna di esse in considerazione. Il dolore viene con te ogni giorno, qualunque cosa tu stia facendo. Nella vita, quando ti trovi di fronte a una circostanza sfortunata, non c'è nessun libro. Non c'è una guida. Non c'è una risposta giusta su come raggiungere l'altro lato. Basta svegliarsi un giorno e hai due percorsi di fronte a te. Uno dove si sale e uno dove puoi cadere. Scegliere il percorso in salita non è certamente la via più facile, ma è quella più coraggiosa.